Buonasera a tutti, bentrovati. Allora, oggi vi voglio descrivere un nuovo punto da realizzare all'uncinetto. In realtà è una mini piastrella che può essere unita per formare un motivo più ampio. Qui ne ho unito solamente sei, ma ovviamente si può fare un'intera coperta volendo con questo punto, con questo motivo. Si chiama quadrato con croce di Malta ed è veramente facilissimo perché ognuno di questi quadratini è formato da un solo giro all'uncinetto, a parte le 8 catenelle iniziali. Può essere realizzato con ogni tipo di filato, ma si presta molto meglio ad essere lavorato con lane grosse oppure con acrilici. O anche con cotoni molto grossi, perché coi filati sottili tende un po' a perdersi e soprattutto è progettato per essere unito in un pattern. Adesso non mi viene il termine, in un patchwork, ecco. E quindi come tale è più adatto alle coperte e alle composizioni corpose. Allora, vediamo subito come realizzarlo. Come abbiamo detto, si basa solamente su un cerchio formato da 8 catenelle e poi un primo e ultimo giro. Adesso lo sposto e vediamo come lavorarlo. Allora, facciamo quindi le 8 catenelle per prime. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. 8. Io sto usando un uncinetto da 4 mm e un acrilico in questo caso, ma ripeto, potete utilizzare tutti gli uncinetti grossi e tutti i filati che più preferite. Chiudiamo il cerchio con una maglia bassissima ed eccolo qua. Questo è il cerchio da 4 catenelle e ora il primo e ultimo giro. Realizziamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Queste ci servono per dare l'altezza equivalente a una maglia altissima. E quindi lavoriamo 3 maglie altissime nel cerchio. Questa è la prima. Una, due, ne lavoriamo altre due. Questa è la seconda. Ne E questa è la terza. Ne abbiamo fatto un primo riquadro. Adesso per 2 volte dobbiamo fare 5 catenelle e poi 4 maglie altissime nel cerchio, quindi 5 catenelle. E 4 maglie altissime nel cerchio. Scusate, io stavo facendo una maglia alta e non una maglia altissima. La maglia altissima, quella con 2 giri. E le lavoriamo. Questa è la prima. Vado per la seconda. Scusate, c'ho i diamantini in amore, sta arrivando la primavera e quindi si corteggiano e lo fanno rumorosamente. Purtroppo non posso spostarli in un'altra stanza perché stanno anche covando e non voglio traumatizzarli. Questa è la terza maglia altissima, ne facciamo una quarta. E ripetiamo 5 catenelle e 4 maglie altissime. Questo un po' lo stringiamo noi. Allora, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 4 maglie altissime nel cerchio.
Questa è la prima. Adesso facciamo la seconda. Lavoriamo la terza. E infine la quarta maglia altissima, sempre nel cerchio. E abbiamo già fatto 3 tratti della croce di Malta. Adesso per la quarta parte lavoriamo nuovamente 5 catenelle. E altre 4 maglie altissime nel cerchio, quindi in pratica lo dovevamo fare per 3 volte. Io ho detto 2, ma lo facciamo per 3 volte. Una, facciamo di nuovo 4 maglie altissime, cioè un'altra maglia altissima, ne dobbiamo fare in tutto 4. Questa è la terza e questa è la quarta. Disponiamo un pochino meglio. Adesso per chiudere dobbiamo fare altre 5 catenelle. 1, 2, 3, 4. 5 e chiudiamo con una maglia bassissima nella quarta catenella delle prime che abbiamo realizzato, quindi siamo qui. Qua. Ok, qui realizziamo una maglia bassissima. Possiamo anche tagliare. Scusate, io lo faccio con le mani perché mi sono dimenticato le forbici. E abbiamo realizzato un quadratino con croce di Malta. Facile, facile, visto? Allora, come si uniscono però questi quadratini con la croce di Malta? Ne prendiamo 2 di quelli che avevo già preparato perché sono della stessa misura. Questi 2 vanno benissimo e li mettiamo insieme rovescio contro rovescio in questo modo. C'è qualche capo avanzato che non ho tagliato. Allora, adesso, una volta che li abbiamo messi rovescio contro rovescio in questo modo, quindi ci si presentano i lati diritti da un lato e dall'altro, prendiamo un filato di colore contrastante. Adesso io, vabbè, riprendo quello che stavo utilizzando per il campione e lavoro 3 maglie basse in ognuno di questi spazi che formano l'angolo. Ne faccio prima una bassissima giusto per avviare. Allora, poi faccio una maglia bassa. E proseguo. Un'altra maglia bassa. E proseguo. E questa è la terza maglia bassa. E proseguo. Poi vado avanti lavorando una maglia bassa tra ogni maglia alta, sia in una delle piastrelle che in quella di dietro. Allora, scusate, c'ho questo capo qui che mi infastidiva, ecco qua. E quindi una maglia bassa qua, poi sulla seconda maglia alta davanti e dietro.
faccio un'altra maglia bassa, ugualmente qui, tra queste altre due maglie alte, faccio un'altra maglia bassa. E poi su quest'altro spazio lavoro nuovamente 3 maglie basse nell'unico spazio. E di nuovo, se non voglio tagliarlo coi denti, devo usare le mani. Fate finta di non aver visto, vi prego. Ok. Ed ho unito così i due quadratini con croce di Sant'Andrea. Ovviamente poi ne unirò tanti altri in larghezza e poi farò tante strisce che unirò così. Farò tante strisce che unirò poi in altezza. Questo è il modo comunque per realizzare questo tipo di piastrella. Io spero che sia stato semplice, il video era piuttosto breve, probabilmente mi sono anche un po' ingarbugliato io nel raccontare, nello spiegarlo, ma spero di no. Spero che vi sia piaciuto, se è stato così e volete lasciare un like e un commento, io ve ne sarò infinitamente grato. Se poi volete anche iscrivervi al canale, perché ci saranno nuovi video in arrivo, potete farlo e così cliccando sull'icona delle notifiche resterete sempre aggiornati sui nuovi video in pubblicazione. Vi ringrazio davvero di cuore per la compagnia e vi auguro una splendida serata. Ciao cari!